Prorogato anche per il terzo trimestre del 2023 il bonus sociale elettrico e gas per i clienti con ISEE fino a 15.000 euro, fino a 30.000 euro per le famiglie con più di 4 figli, stanziati 800 milioni di euro. Le tariffe di gas e luce non dovrebbero variare di molto, ma in autunno il prezzo del metano potrebbe tornare a salire. Confermata la riduzione dell'IVA al 5% sulle somministrazioni di gas metano, prorogati l'azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e l'aliquota IVA ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l'energia prodotta con il gas metano.